una bella iniziativa questa. Io l'altro giorno il presidente De Laurentiis si è lamentato sulla questione dei diritti televisivi. Lei come giudica questa cosa? Basta. Sì, diritti televisivi esteri. Sì. Sì, diciamo che sono ancora sottostimati. Però bisogna strutturarsi, la Lega non è ancora pronta, quindi ha fatto bene a stimolare questo discorso. E su Roma Napoli, siamo invece nel mezzo della, di questo derby dell'assurda. Il Napoli di Sarri, come lo vede, che posizione dà? Il Napoli di Sarri è un Napoli, cioè non è il mio giudizio, è spettacolare, è un Napoli che secondo me è andata in su verso la Juventus abbassando il gap tecnico degli ultimi anni in virtù di una stabilità di squadra, una continuità di guida tecnica e anche sul fatto che le altre hanno rifondato, chi cambiato l'allenatore. Quindi il Napoli è l'unica vera antagonista della Juve, forse come spettacolarità di gioco meriterebbe anche più della Juve. Potrebbe essere l'anno giusto per lo scudetto? Ma certamente sì, bisogna però non pressare troppo la squadra e bisogna lasciarli tranquilli perché loro sono determinati, li vedo convinti che possono fare questa impresa, quindi non c'è bisogno di andare a incentivare questo fatto. Parliamone magari in primavera quando saranno partite più determinanti. Un'ultima domanda, lei conosce bene Gian Piero Ventura, è stato il primo allenatore del nuovo Napoli di De Laurentiis. Questo momento difficile della nazionale italiana è da affibbiare all'allenatore o comunque a questa difficoltà di avere dei giocatori italiani che giocano ogni domenica? Io l'ho avuto all'Udinese anche, non solo a Napoli, Ventura, e devo dire che è un allenatore che ha una filosofia di gioco attraverso l'esercitazione, gli insegnamenti, l'esercitazione anche maniacale. Ecco perché quando è stato chiamato alla nazionale, che invece lavora una settimana ogni due mesi, sono rimasto un po' sorpreso. Non è la nazionale la sublimazione delle qualità di Ventura, sicuramente una squadra di club che vuole costruire un progetto nel tempo. Ma c'è un rischio mondiali, un rischio esclusione? Il rischio c'è perché anche in seconda fascia nei playoff ci sono buone squadre e l'Italia ci arriva con delle difficoltà evidenti accusate con squadre diciamo poco più che mediocri come la Macedonia e l'Albania, quindi le squadre anche di seconda fascia che vanno al playoff sono superiori a queste due squadre qui, quindi bisogna capire che c'è preoccupazione, ma i giocatori lo sanno perché li ho visti molto tesi, molto preoccupati in queste due partite, perché non andare ai mondiali sarebbe peggio della Corea di Mondino Fabbri, perché quella squadra lì almeno in Inghilterra i mondiali il 66 ci andò e poi fu eliminata dalla Corea, ma non andarci per l'Italia sarebbe molto più grave. Grazie mille.